La produzione del coccio e poi della ceramica, addirittura a secondo addirittura delle zone di fornitura dei manufatti, addirittura gli veniva dato un colore di trattamento, perché si potevano riconoscere le zone. Il colore di trattamento, una parte è stata ispirata agli inventori guardando da determinati punti alti di rilievo e guardando la natura in varie fasi dell'anno, addirittura guardando la natura, possiamo dire autunnale, la natura estiva, eccetera. Abbiamo nei cocci, posso far vedere, addirittura ad esempio due o tre tipi di colori, ad esempio due tipi di colori che insegnano il sole e la terra, oppure tre: il sole, il verde delle piante e il marrone della terra, addirittura. C'erano colori più diffusi in questa zona? Prego? C'erano dei colori che sono diffusi e tipici di questa zona? Sì. Per esempio? Veramente. Uno è questo. Questo è un classico tipo di colore che veniva fatto a Mugnano, proprio qua a Mugnano, comune di Perugia. Questo sia il colore. Vediamo addirittura, perché il verde e il sole, ma non solo, porta lo stemma addirittura, perché oltre che il colore che dava la zona di produzione, anche in alcune parti lo stemma proprio del paese, non solo della ditta specifica, perché magari in un paese tutta la parte di cocciai, detti, chiamiamolo cocciai, i produttori, avevano tutti quanti lo stesso stemma, non che dice quella ditta, cioè, questo per esempio questa è la Margherita di Cortona, perché con il coso di Santa Margherita di Cortona, e quindi abbiamo questa rappresentazione del fiore di Margherita. I colori venivano fatti tutti con delle terre, le terre colorate, perché si dice terra d'ombra, terra gialla, terra ocra, eccetera, prima dell'avvento addirittura, che i colori venivano solo fatti con le, diciamo sinteticamente. Questo sistema è stato fatto proprio, che ci riporta ai tempi dell'invenzione di questa invetriatura. Questa invetriatura se la puoi chiamare invetriatura o cristallina, perché era un prodotto proprio, che ripeto, con l'invenzione di Della Robbia. Successivamente, negli anni 70-80, cioè, abbiamo perso questo, diciamo, patrimonio, e vengono fatti i colori con prodotti sintetici, eccetera. L'invetriatura con degli smalti, la materia prima, l'argilla o creta, viene fatta artificialmente con dei materiali sintetici addirittura, e di conseguenza abbiamo perso questo patrimonio. Questo è il coccio. Ma, per esempio, qui abbiamo detto, questa è Cortona. Sì, no? Sì. È il verde che ha qualcosa che fa, cioè il verde cortonese, per dire, oppure c'è un... È stata una, diciamo, che posso dire, una casualità che dalla sommità del paese di Castiglion Fiorentino, è vero, delle persone, degli artisti, guardando casualmente, addirittura con un invito che fu fatto anche a un papa nel coso, per fargli ammirare i vigneti, le piantagioni di quelle zone, guardando dalla sommità del Castiglion Fiorentino, guardando in basso la Val di Chiana, eccetera, ebbero un'idea addirittura, che con quei colori ci si potevano dispingere i cocci, eccetera, ad esempio. Cose che, tanto, queste non le trovate nel computer, trovate queste spiegazioni solo da me, veramente, ha capito. Queste sono, ecco come hanno inventato, diciamo, questi colori, niente di meno. Normalmente coloro che facevano direttamente i manufatti erano anche quelli che in parte facevano i venditori nei mercati. Nei giorni appropriati facevano, invece della produzione, andavano a fare i mercati, oppure c'erano anche i commercianti stessi facevano quel lavoro con i cavalli, andavano a ritirarli e li portavano addirittura anche per giorni, addirittura in zone diverse, dormivano fuori per portarli fuori. Sai se in questa zona c'era una produzione o un produttore particolare, dalle tue rilevazioni, dalle interviste che hai fatto, dai contatti con gli anziani? Soprattutto, cioè, proprio come produttori particolari, no. Era semplicemente, sono state richiamate sempre le zone: Cortona, Gubbio, Gualdotadino, Catrosse, Castelrigone, Monte San Savino. Questi erano dei punti, Mugnano, non so se l'ho detto, dei punti di produzione, venivano il coccio a Mugnano. C'è stata la tradizione di una famiglia
Anselmi addirittura, però non portavano mai il nome, eccetera. Un altro invece di cocci più grandi, ad esempio come gli orci Ziri, è vero, la produzione di quella era specifica nel territorio di cui, tra cui più vicino a noi, Petroio in Toscana addirittura. Poi c'era l'impruneta che porta dei manufatti a Petroio, la famiglia più importante che è stata, che si è tramandata in molte generazioni, era Benocci, veramente, che ricercano tuttora. In questa zona il coccio praticamente si comprava? Sì, qui veniva comprato, perché qui eravamo fra l'intermedio, fra le parti più vicino, Cortona, diciamo, e Mugnano. Trasimeno, sì, Cortona-Mugnano, e nei mercati che da bambino mi ricordo, addirittura venivano portate tutte queste stese di coccio per determinati usi. Ci sarebbe questo? Qui c'è un altro particolare, questa è una terracotta francese. Allora, basti pensare che questa è con gli insetti il particolare. Okay. Questi insetti sono stati vietati, la produzione di questi insetti, nella metà dell'Ottocento, con una bolla della metà dell'Ottocento. Quindi questo è un manufatto di terracotta addirittura francese, antecedente alla metà dell'Ottocento. Questa è di Ficulle, la zona di Ficulle, sì, esatto, molto 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 tradizionale, questi discorsi, cioè a macchia così addirittura, e con questi tre colori: il sole, la terra e le piante. Però fatti così, questa più Marche, ecco, un'invetriatura che qui possiamo vedere molto bene, molto solida, perché veniva fatta più liquida o meno liquida. Qui veniva messa l'insalata, perché le famiglie erano molto numerose, di cui una delle alimentazioni, diciamo, del ceto popolare, era che qui veniva messa l'insalata. Poi, normalmente, non è che la mangiavano tutti nello stesso piatto, qui potremmo parlare, aprire un capitolo su questo settore, addirittura il Galateo, l'evoluzione delle posate, eccetera. Da qui, intorno alla tavola, tutti quanti prendevano, addirittura e mangiavano, in fondo si raccoglieva, diciamo, il condimento, l'aceto e poco olio, perché l'olio era scarsissimo addirittura, e intingevano il pane in fondo, e quella era una delle cene, ad esempio. Questi sono pezzi, perché non erano stati venduti, come alcuni pezzi fortunatamente ho trovato, e che erano rimasti accantonati nei magazzini, nei cose che non erano mai venduti. Che zona era, abbiamo detto? Questa ai confini fra Marche e Umbria. Marche. No, questa è una produzione che veniva fatta in Emilia Romagna alla seconda metà dell'Ottocento. Ah, sì. E questo è uno scaldino ad acqua calda, addirittura, che sotto vari tipi. Qui veniva messa, perché, come dicevo prima, perché tutto è collegato, il discorso, quell'uomo per difendersi dal freddo, le case erano molto fredde, eccetera, specialmente le persone anziane, in casa, eccetera, eccetera. Questo veniva fasciato poi addirittura con un panno e messo nella parte ovviamente di piedi, dove volevano, avevano dolore, eccetera, ma soprattutto la corda, addirittura, sia per appenderlo durante il periodo estivo, o per ai piedi ne fuggiva, e quindi con la corda se lo ritirava. Questo, come quelli di Fangio, era della grande nobiltà. Che bellezza. Ad esempio, che succede? Per mantenere questo in funzione ci voleva di bruciare tanta legna. La legna, nonostante c'erano molte più piante di adesso, scarseggiava addirittura, perché una parte fondamentale era quella per cuocere il pane, i cibi, addirittura tutto veniva cotto con la legna, e quindi c'era, era vietato tagliare la legna determinate pubbliche, cioè private proprietà e così via. Addirittura la disposizione per mantenere questo, bisognava bruciare tanta legna, fare tanta brace, poi la brace si spegne, veniva messa qua dentro la brace, questo veniva messo sia al centro di un locale che loro stavano, nobili addirittura, oppure vicino a una parte delle loro scrivanie, e in continuazione bisognava mettere la brace. La parte è molto spessa, perché dagli studi di Galileo Galilei e così via fino al 1842, che poi il calore è stato definito come una forma di energia, addirittura la massa di... Che succede? Che questo immagazzinava il coccio a terracotta, una massa spessa, tanto calore, che quindi poteva distribuire il calore, e più i fori addirittura per lo sfiato, e che mandava ancora calore. Normalmente in italiano si chiamano zuppiere, d'accordo? Però in dialetto nostro, qua locale, fra Umbria e Toscana, venivano chiamate tarine. Le più rare sono questa manifattura,
della seconda metà dell'Ottocento addirittura, e c'erano dei vari colori. I vari colori, come dicevo prima, sono stati ideati con un suggerimento dall'intaglio, il decoro, non l'ho detto prima, dei mobili addirittura, perché nei mobili un tempo venivano riprodotte le pitture addirittura con dei i frutti, dal legno di frutto a proprio ai frutti e fiori, e queste sono riprodotte con frutti e fiori. Allora, che succede? Questa è sempre terracotta tipo maiolica, non è ceramica, porcellana, eccetera, veramente. A questo punto questa era di uso, diciamo, per le feste, per le cene, un uso era recuperare il vecchio pane addirittura, poi fatti bollire i fagioli, perché era una raccolta, una cosa molto economica del ceto popolare, venivano l'acqua di fagioli, non possiamo dire il brodo di fagioli perché chiamavano acqua di fagioli o di ceci, e che succede addirittura? Fatti bollire molto tempo, addirittura una parte venivano presi e mangiati, una parte venivano messo quest'acqua rovesciata la sera, specialmente nel periodo invernale, dentro questo pane recuperato vecchio che facevano in casa, quindi non c'era il commercio quotidiano, addirittura era una dell'alimentazione che questa, una tarina così, avrebbe bastato per una famiglia di 5-6 persone, ecco anche le proporzioni, addirittura che questa bastava. La minestra di pane. La minestra di pane, veramente.